25 anni hai rivisto Franco Midili, Introvabile, e tu hai sostituito, e come? E Gianni Corona. Ah, io ho fatto una figuraccia a tavola perché parlavo con la la Rosanna, che era la ragazza di Augusto, e le avevo detto: guarda che stasera viene anche Midili che ci deve portare delle foto, ormai lì. Cioè, e si era presentato così al ristorante, mi aveva detto: allora beh, andiamo bene, ti riconosco ancora, eh? Io pensavo fosse uno che mi avesse visto quando suonavo con i Nomadi, allora ho detto sì sì, ma non c'è male. E dopo, quando mi ha detto, cioè, ma è lì, è lui. C'erano chissà quanti anni, forse anche di più di 25, 30, 35. E anche Coron, vabbè, Coron bazzicava a Modena, aveva un ristorante, ogni tanto lo vedevo, però anche lui, insomma, era già un ventennio che non lo vedevo. Santana, primo. Poi John McLaughlin, La crescita spirituale, Grandi vibrazioni. Infatti con Augusto andavamo sempre, lo scoprì, penso che l'album Inner Mountain Flame lo scoprì con Augusto, perché andavamo da Tosi Dischi a Reggio a comprare i dischi. Arrivavamo a casa, sì, andammo su nel suo studio, misi su Inner Mountain Flame e delle vibrazioni dentro di me scaturirono, cioè la musica scaturì dentro di me delle vibrazioni che mi ampliarono la coscienza, insomma, la dimensione cellulare. E poi, vabbè, John McLaughlin, ma sì, diciamo Jimi Hendrix, vabbè, Jimi Hendrix però era più che altro un musicista, non era un tecnico. Mi piacciono anche i tecnici, capito? Cioè, non so se mi spiego, tanto per fare un esempio un po' lampante, Chick Corea, cioè è uno che usa la mente sullo strumento, ma come posso dire, come un corridore che ha tanta energia e la usa, e mentre la usa gode nell'usare il proprio corpo, capito? C'è anche Gianni Corona, che lo chiamo in questo momento proprio perché forse qualcuno se lo ricorda, perché è stato ospite, abbiamo avuto occasione di parlare, e anche qua siamo proprio ai primi tempi dei nomi. Gianni, te cosa vuoi aggiungere rispetto a quello che ha detto Franco? No, da aggiungere non c'è niente, perché Franco ha parlato benissimo. La cosa che mi ha fatto piacere questa sera di più è quella intanto di trovare Franco, perché era un pezzo che non lo vedevo, dopo aver suonato tanti anni insieme, è un piacere, è veramente un piacere. Per il resto, lui sa dire benissimo una cosa che mi piace. Gianni, anche tu hai vissuto gli anni 60, gran periodo, vero? Per noi, perlomeno, il periodo degli anni 60 è il periodo migliore della musica internazionale, cioè non solo quella italiana, ma anche a livello mondiale. Bene, allora sei curioso anche tu di sentire, no, come vengono trasformate queste cose? Siamo curiosissimi. Sicuramente, ma conoscendo Franco non ho dei dubbi. Assieme a Franco c'è Alberto al basso e alla voce, e anche Fabio che è alla batteria. Buona musica!